Ciao ragazzi, siamo gli Street Gorilla, esperti del fitness. Siamoci qui in palestra noi, solito facevamo fuori dalla nostra palestra, oggi in palestra da noi, per parlarvi di questa divisione un pochino e spiegazione. Sì, diciamo che allora è un piccolo aggiornamento in realtà. Adesso in copertina avete visto, non so cosa metteremo, però qualcosa di forte, ma in realtà sto per chiarire, anche perché purtroppo tante volte anche nei commenti molta gente ci dice ma non fate più calisthenics, ma sei diventato un pugile, ma vai a correre, la gara, c'è molta confusione. Purtroppo adesso negli ultimi anni la gente fa fatica a distinguere i social dalla realtà. Giustamente uno si basa su quello che vede, quindi se io sui social porto che mangio tutti i giorni la pizza, sembra che mangio solo pizza. Poi a quello che faccio al di fuori dei social, giustamente se voi non lo vedete è normale che non capite. Allora, che cosa possiamo fare? Ovviamente intanto bisogna comunicarlo bene, perché questa qui è un'arma a doppio taglio. E quindi facciamo questa chiacchierata insieme a voi per, diciamo, spiegarvi un po', chiarirvi un po' le idee, magari situazioni, diciamo. Le situazioni e magari spoilerarvi anche l'andamento del canale futuro, quindi restate fino alla fine perché ci sarà uno spoiler che molti di voi ci hanno chiesto e vi diremo però solo alla fine. Allora, partiamo dalla palestra. La palestra, molti ci hanno detto ma chiudete la palestra, ma ci avete ancora la palestra? Sì, assolutamente sì, siamo ancora in palestra. Siamo ancora in palestra, anzi stiamo cercando di sviluppare diverse attività riguardo alla palestra. C'è da dire che noi il core business della palestra è il calisthenics, però questa parola vuol dire tutto e vuol dire niente, perché noi intanto qui sul logo Street Gorilla non c'è scritto calisthenics, ma c'è scritto workout lifestyle. Se voi andate a vedere anche i nostri primi video, quindi siamo su YouTube da forse 6 anni, 7 anni, calisthenics in realtà è sempre stata una parte del nostro allenamento, forse la parte principale, ma in realtà a noi piace allenarci. Quindi la parola workout lifestyle vuol dire proprio questo, l'allenamento come stile di vita. Al di là che sia solo calisthenics o che sia anche altre cose. Ma noi non abbiamo mai nascosto questo, quindi magari se qualcuno di voi si è sentito preso, non lo so, in giro in qualche modo, è sbagliato. Noi siamo sempre stati bravi negli anni ad evolverci, siamo stati molto attenti anche perché in realtà può essere powerlifting, può essere calisthenics, può essere corsa. La gente, l'importante è che si muova. Perché devo per forza costringermi a fare calisthenics? Poi mi rompo le balle e voglio fare una roba. No, non lo cambio perché sennò mi parlano. No, non è infatti così. Il canale in realtà all'inizio è nato appunto con il calisthenics, ma il calisthenics era, diciamo, l'elemento, ma potevamo anche iniziare con qualsiasi altra cosa, non sarebbe cambiata la solfa. Ovvero abbiamo un canale di allenamento, un canale appunto workout lifestyle, cioè stile di vita di questa tipologia, quindi un canale anche di motivazione per spronare le persone a cambiare la propria vita con l'allenamento, con il fitness, con, in questo caso, in primis il calisthenics, ma anche con altre cose ovviamente. Quindi questo è il fulcro di Street Gorilla. È la scritta workout lifestyle. Allora qua però c'è un piccolo problema, nel senso che vi dobbiamo dire la verità, all'inizio quando abbiamo deciso di far partire questo progetto abbiamo messo sempre davanti il marchio, quindi il brand, prima di noi stessi, nel senso che noi non volevamo essere identificati come Dome e Claudio, perché Street Gorilla può essere chiunque, ma siete anche voi Street Gorilla, nel senso che è un simbolo di motivazione. Poi giustamente, sai, i social crescono, le cose vanno e ci siamo anche fatti un po' mangiare, tra virgolette, dal nostro personaggio, e tante volte abbiamo messo anche davanti noi stessi, proprio al marchio stesso, no? A volte la cosa è positiva, nel senso che se il dover mettere avanti noi voleva dire io in primis ti faccio vedere che non sto dicendo fandonie, ma ti sto facendo vedere che sono il primo che si sveglia al mattino e fa una dieta, si sveglia al mattino e si allena, crede nel proprio sogno, nel proprio progetto, sia imprenditoriale che di allenamento. L'abbiamo fatto anche con diversi sport, con la box, con l'Ironman, col triathlon, il bodybuilding, insomma mille altre cose. Il concetto era sempre quello. Il problema è che probabilmente, un po' per colpa nostra, un po' anche per colpa delle piattaforme, social, dei social che sono cambiate in questi anni, il problema è forse molti non l'hanno capita questa cosa, giustamente. Ho visto anche dei commenti che mi hanno anche un po' ferito, vi dico la verità, dei ragazzini che sono i classici di noi da tastiera, però poi voi siete dei falliti. Ma come siete dei falliti? Perché? Non credo. Perché non fate più calisthenics. Perché noi abbiamo aperto una palestra dal nulla, solo con le nostre forze, siamo riusciti a resistere ad una pandemia. In quel periodo là abbiamo allenato centinaia di migliaia di persone senza attrezzi e abbiamo spronato tantissime persone a muoversi, ad allenarsi. Abbiamo portato anche i nostri risultati in altri ambiti, ma questo
possiamo anche passarlo in secondo piano. Siamo ancora qua, stiamo continuamente crescendo perché molte centri hanno chiuso, molte persone hanno mollato l'allenamento perché si sono stufate. Anche ragazzi che venivano con noi, che durante il nostro percorso magari avete visto sui social, ora fanno tutt'altro, perché poi la costanza è la cosa più importante. Noi siamo ancora qua, siamo ancora qui per motivarvi, siamo ancora qua, abbiamo ancora voglia di fare, e sentirsi dire certe cose è un po' brutto. Ma anche perché questa cosa qua viene detta semplicemente su un qualcosa che si vede, appunto sui social, sì, non facendo magari più calisthenics o non facendo più quanto prima. Allora uno dice: siete fallite perché non fate più calisthenics. Ripeto quello che ho detto all'inizio, non perché se uno non fa più calisthenics o non fa un po' meno vuol dire che non lo fa proprio. La nostra palestra è il fulcro, la mecca del calisthenics, sì, in Italia. Buona e non solo, perché è una palestra veramente grossa, con pesi, aria cardio. Non spoileriamo, ma stiamo importando un nuovo sport. Stiamo importando un nuovo sport. Se volete dire non facciamo calisthenics, avete ragione. Ma il nostro punto di forza, ed è l'abbiamo sempre detto questa cosa, è la nostra, diciamo, capacità di prendere il buono da altre discipline per portarlo nel nostro metodo di allenamento. Nei nostri workout, e poi adesso arriveremo anche lì, ci sono delle tecniche che abbiamo imparato magari dal karate, dalla box, dalla corsa, dal crossfit, dal parkour, facendo altri studi, dal powerlifting. Vi dico una cosa, 4 anni fa, nella maggior parte delle palestre di calisthenics, nessuno insegnava ad allenare le gambe. Noi eravamo l'unica palestra di calisthenics, se così si può dire, che insegnava a fare squat. Ci siamo formati dai migliori, da Life, quindi da Ado, Gruz e quant'altro. Abbiamo cercato prima di imparare noi per poi poter insegnare. Non siamo ovviamente, non che non siamo i numeri uno, però abbiamo sempre voglia di imparare, perché poi è questa la nostra forza, il fatto di voler crescere, voler imparare, certo, cose nuove. Perché se uno rimane sempre fermo, rimane sempre lì, è vero, magari siamo bravissimi a fare calisthenics, ma non abbiamo mai aperto gli occhi, sì, fuori, non sappiamo cosa ci circonda e saremo sempre quadrati, sì. È vero che per un commento del genere poi ce ne arrivano 30, certo, certo, di persone che dicono grazie a voi, però è importante un po' spiegarvi anche, stava, perché sennò specificare, sennò che verranno appunto diversificati adesso i canali, ci saranno delle, sì, cose. Importante questa cosa, perché dovete collegare che Street Gorilla è Street Gorilla. Quindi se Domenico Venditto va a giocare a carte, non è che Street Gorilla è giocare a carte. Esatto. No, perché Domenico Venditto gioca a carte, ma anche minchia è un'attività che è calisthenics e non ha solo, sì, calisthenics, che è Street Gorilla. Esatto. Quindi scollegate sempre la faccia privata, diciamo, la faccia privata dall'attività, sì, perché sono due cose diverse, quindi anche dal canale. Ragione per cui abbiamo deciso di aprire l'altro canale dei workout, perché volevamo fare Street Gorilla intrattenimento, sì, e Street Gorilla workout. Che poi non era così, perché ci segue dall'inizio. All'inizio facevamo uscire il martedì l'intrattenimento e il venerdì il workout. Vero. Cascasse il mondo, ci hanno sempre criticato riguardo a questa cosa. Io mi ricordo che c'era un periodo che andavamo di moda alle food challenge, abbiamo fatto anche noi delle food challenge, ma cascasse il mondo, noi ogni venerdì vi facevamo uscire un workout. C'erano dei video che ci facevano di intrattenimento magari 100.000 views e i video di workout ci facevano 1.000 views. Ed era controproducente per noi fare questo, ma l'abbiamo fatto perché ci teniamo. Adesso perché abbiamo deciso di dividere? Perché è un'esigenza, cioè l'algoritmo ora non predilige più contenuti orizzontali, se non mi ricordo, cioè portare troppe cose non funziona. Sì, prima, sì, funzionava, cioè prima la gente ti seguiva per te stesso, cioè Street Gorilla e il canale è uno. Sono 7 giorni, potevamo portare un giorno una roba sua, un giorno una roba mia, un giorno un workout, un giorno una food challenge. Purtroppo adesso l'algoritmo non ragiona più così e quindi noi dobbiamo adattarci agli strumenti. E quindi siamo stati costretti, perché la gente ci diceva no, ma cosa fate, cosa non fate. Purtroppo anche lì è un peccato, perché poi uno se fa nella vita privata qualcos'altro, poi sembra che gli altri si dimenticano il passato, però è normale, quindi non possiamo neanche farvene una colpa. È per questo che noi ci stiamo adoperando adesso per diversificare. Giustamente questo è il social, e il social, esatto, purtroppo ti porta a vedere solo quello che stai facendo male in quel momento, esatto, dimenticarsi del passato, va bene, però appunto diversificando i canali, cioè avere una cosa che fa una cosa, una cosa che fa un'altra, una cosa che fa un'altra, si vede effettivamente le sì, sfaccettature, cioè che il calisthenics, in questo caso, visto che pensate che non facciamo più calisthenics, ma su Street Gorilla e soprattutto su Street Gorilla Workout, in realtà è molto attivo. È molto attivo. Anzi, c'è solo quello in realtà. Ovviamente poi queste cose le stiamo dicendo adesso perché l'algoritmo vuole così. L'anno prossimo ci sarà tutto su un impasto solo? Può essere, non lo so. Quindi ricapitolando, Street Gorilla Workout Lifestyle è un simbolo di motivazione. L'obiettivo è
quello di spronarvi a muovermi. Il calisthenics è solo uno strumento che abbiamo nel nostro mazzo di carte, molto molto ampio, che continuerà a crescere. Questo non vuol dire che facciamo tutto qua dentro. Certo. L'obiettivo è sempre il workout. Noi creiamo dei workout, degli allenamenti per cambiare il vostro fisico. Cioè voi venite da noi perché principalmente volete cambiare il vostro fisico, ma non vi piacciono gli allenamenti classici della palestra con i macchinari. Volete diventare più forti, più resistenti, più flessibili, più agili? Abbiamo una sede operativa che al momento è qui, appunto a Rozzano, che è un po' il nostro centro operativo, nel senso che da qua partono lo shop, partono le magliette che spediamo del nostro brand di abbigliamento, facciamo i personal, facciamo le schede, abbiamo i corsi, abbiamo la sala corsi. Qualsiasi tipo di allenamento in realtà si può fare qua, sì. Non solo appunto calisthenics, ripeto, ci sono tante tante cose, ci sono i pesi, ci sono... Sì. E quindi in realtà noi facciamo tutto. Forniamo gli strumenti migliori per potersi allenare e stare bene, potete allenarvi a petto nudo, potete correre qua dentro in palestra e fare circuiti, fare la corda, potete veramente fare le Spartan Race perché abbiamo le corde, abbiamo sempre allenamenti però diciamo di forza, ma non deve essere che cosa fanno, perché purtroppo le persone ora ragionano a settori, quello è un triatleta e allora non è più quello, quello è un calisterico e allora non è più quello. Ok, ne prendiamo atto, lo sappiamo, però sappiate che da noi avrete risultato, questa è la palestra dei risultati, noi vi mettiamo qua dentro in condizione di poter avere risultati, voi dovete avere due cose, soldi, perché ovviamente le cose non si fanno gratis, e la costanza. Noi qua ora siamo i fondatori della palestra, ma dal giorno 1 non abbiamo mai voluto essere i trainer di questa palestra. Ovviamente ci piace fare i trainer, abbiamo il nostro gruppo di ragazzi che alleniamo e stanno avendo dei risultati incredibili che poi comunque porteremo, ma noi non ci siamo mai sentiti dei trainer. Il nostro obiettivo è motivarvi, è creare qualcosa per motivarvi. Qui in palestra noi però metteremo i migliori trainer e li formeremo, creeremo una squadra di ragazzi che possano veramente farvi avere risultati, sia offline, quindi in palestra, che è ovviamente la cosa migliore, ma anche online. Quindi cosa vuol dire? Qualsiasi parte del mondo voi vi troviate, noi possiamo seguirvi in maniera personalizzata. Vi avrà assegnato un trainer che vi farà una scheda, abbiamo nutrizionisti, stiamo cercando i migliori ragazzi, li formeremo per farli capire però qual è il nostro stile, il nostro modo di vedere le cose, perché l'importanza di come le vediamo, sì, noi insomma. Stiamo trovando tanti ragazzi che magari hanno fatto anche scienze motorie, che magari hanno studiato e quant'altro, ma non hanno il nostro modo di ragionare e non possono lavorare da noi, perché l'allenamento non è una scienza, una roba, ci vuole anche appunto empatia con le persone, bisogna capire chi hai davanti, a volte bisognerà fargli una scheda che sembrerà strana, trovargli l'esercizio diverso, magari a volte c'è bisogno di lasciar stare, non seguirlo più, perdere anche l'abbonamento per permettere al cliente di lasciarsi andare, sì, questo sarà capitato, sì, anche, sì, a voi, non forzare le cose perché tanto poi tornerà, noi siamo molto attenti a questa cosa e quindi la palestra Steel Gorilla Gym è dedicata all'allenamento sia online che offline in tutto il mondo, poi state aggiornati perché avremo un sacco di novità, vi faremo allenare anche nei parchi all'aperto, magari creeremo eventi. Il canale Street Gorilla Workout quindi è un canale dedicato a tutto questo ecosistema, è un canale dedicato all'allenamento, quindi su Street Gorilla Workout voi riceverete gratuitamente ogni settimana degli allenamenti, dei tutorial, dei video tecnici. Probabilmente, spoiler, da settembre in poi, magari ottobre, uscirà un video al giorno. Quindi voi ogni giorno avrete un allenamento, un tutorial. Cosa che non so quanti canali possano permettersi di fare in Italia, ma anche penso all'estero. Sì. Appunto perché ci teniamo a questa cosa, perché sennò non ci mettiamo a fare noi workout, perché in realtà, ragazzi, noi workout li facciamo veramente. Sì, quindi sì. Se non ci credete, chi sta guardando questo video che uscirà sul primo canale, in realtà, andate a vedere il nostro secondo canale, che è Street Gorilla Workout. Rosso. Apritelo, guardate, se non c'è lì il workout fa per voi, probabilmente non potete allenarvi, perché lì ci sono tutti i workout del mondo. Base, intermedio, cioè, avanzato, addome, petto. E quindi, ragazzi, se il vostro obiettivo è allenarvi, iscrivetevi al canale gratuitamente. La nostra, diciamo, particolarità è che negli anni siamo sempre rimasti comunque noi stessi, cioè a noi piace allenarvi, certo, piace allenarci,
ma ci piace anche un po' fare cazzoni, divertirvi, intrattenervi. Cioè, quante volte l'ho sparato sulla schiena? Quante volte mi abbiamo fatto le robe in mutande? Ci piace anche questo aspetto. Anche se non riguarda appunto l'allenamento. Il canale Street Gorilla, quindi principale, riguarderà l'intrattenimento. Quindi voi avete una sezione, una palestra, tutto dedicato all'allenamento che è di là. Qui ci sarà solo esclusivamente intrattenimento. Che cosa vuol dire intrattenimento? L'idea è portarvi esperienze, conoscere persone particolari, portare anche qui degli allenamenti diversi, ma sempre come esperienza. Cioè magari prendiamo un workout, lo proviamo e cerchiamo di portarvi sui social l'esperienza vissuta, la fatica. Non è una roba tecnica, ma è proprio una roba di motivazione. Anche perché penso sia una cosa giusta da fare, semplicemente per una questione proprio di evoluzione. Perché se noi ci sedevamo, facevamo solo esclusivamente workout dalla mattina alla sera e basta, è vero, sia facciamo calisthenics, però non c'è l'anima di tutto ciò. A noi piace proprio portarvi esperienze. Certo, e strizza sempre l'occhio all'allenamento. Certo. Perché se guardate i nostri contenuti, anche persino gli sgarri, pure quelli si chiamano sgarri, perché strizzano l'occhio all'allenamento. Cioè tutti i nostri contenuti, anche se in questo canale non saranno tecnici, servono per portarvi anche un po' di leggerezza, portarvi anche un po' di motivazione, ma sempre in modo professionale. Anche perché non si può allenare e basta nella vita. È anche bello guardare anche qualcos'altro. Sì. Magari un allenamento, ad esempio, dopo che avete cenato, non avete neanche voglia di guardarvi un allenamento. Ma ho voglia di guardare, per esempio, un lavori duri. Vediamo Domenico e Claudio cosa fanno i lavori, cosa fanno i muratori. Sì. Due risate, due quattro chiacchiere. Bello lo stesso, no? È quello che vogliamo portarvi comunque. Un qualcosa che, anche se non è per forza strettamente legato all'allenamento, non è che non facciamo più l'allenamento. È un'esperienza, ok? Se ci seguite dal giorno 1, non ci saremmo evoluti. Saremmo rimasti al parchetto. Capito? A fare gli allenamenti al parchetto, non avremmo aperto. Cioè, l'evoluzione fa parte anche di questo, no? E in realtà non è cambiato niente dal giorno 1. State a guardare. Chissà, anzi, che bello, chissà cosa succederà fra 5 anni, capito? Teniamo ovviamente solo cose positive. Però, ovviamente, oltre a essere un duo, siamo anche persone distinte, che ognuno di loro ha i propri interessi. Le proprie cose, come giusto che sia. Questo non vuol dire che ora ci dividiamo, facciamo, disfiamo. No, portiamo avanti tutto. E abbiamo aperto altre due cose. Sì, che riguardano in realtà comunque sia l'allenamento. Sì, c'è poco da dire, non è che facciamo altre, ci alleniamo, tutto e basta. Sì. Però sono due cose distinte. Ma perché due cose distinte? Perché semplicemente abbiamo due passioni diverse e portare il calderone purtroppo su un solo canale ci siamo accorti che in realtà non funziona più e diventa fuori un bordello. Anche perché poi diciamo si costringe magari l'uno a fare una cosa che ma non è che non gli piace, però diventa marcia, cioè capito, non è sostenibile. Ad esempio io non ho aperto nessun canale YouTube, semplicemente come ben sapete io faccio ormai triathlon da 2 anni, faccio anche calisthenics, faccio tutto. Questo lo sanno, se la gente dice che è. Ovviamente la parte che mi ha appassionato di più del triathlon è la parte di corsa, semplicemente perché la corsa per me non è solo sport, ma è anche un modo per svagare la mente, per vivere la vita in modo un po' più leggero, e la corsa mi ha regalato questa cosa, se vogliamo definirla. Quindi giustamente sui nostri profili privati e neanche sulla pagina Street Gorilla volevo portare un tale contenuto, ho aperto una piccola pagina Instagram semplicissima dove parlo esclusivamente di corsa, dove parlo semplicemente delle mie cose, senza andare a intaccare però appunto nella mia persona tra virgolette, né Street Gorilla e né la persona di Domenico. Si chiama Corsa Zen, quindi appunto anche il nome fa capire che non è corsa per diventare il numero uno, perché non è quello in realtà. La mia tipologia è proprio una corsa per farti svagare, farti stare meglio, farti apprezzare la vita in un modo diverso. Se non siete interessati alla corsa, perché vi ha sempre fatto cagare, tra virgolette, datemi un'occhiata, perché comunque vi darà degli spunti interessanti per vedere la corsa in maniera differente. Invece io, ho preferito utilizzare il canale YouTube, ma per esigenze proprio tecniche. Negli ultimi mesi, sapete che ho fatto il match di pugilato. Dopo quella cosa mi è ritornata un po' la passione che ho sempre avuto da bambino relativa alle arti marziali, e ho visto che ad oggi non ci sono dei canali del genere che possano far vedere le arti marziali dal punto di vista anche filosofico. Cioè ogni arte marziale è diversa, una cultura diversa, ognuno fa un'arte marziale diversa perché sente un qualcosa, e l'idea è mostrarvi questo. Non è tanto farvi vedere qual è più forte rispetto all'altra, ma è fare un viaggio, un percorso dove ogni puntata avrà un'arte marziale differente. Allora, il nome in realtà non lo sa neanche lui, lo voglio dire adesso perché spoiler. Vediamo un po' che reaction avrà. Il canale si chiama Primo Dan.
Com'è il primo Dan? In realtà mi viene in mente uno che appunto è agli inizi, che ha tutto da imparare. Probabilmente sarà uscito anche il video che spiegherà sta roba. Primo Dan, vabbè, lo spiego velocemente, perché di solito nelle arti marziali, nel karate e anche in altri marziali, una persona si allena tutta la, diciamo, la vita, tanti anni, per arrivare a cintura nera primo Dan, e solo lì comincia poi il vero percorso. L'idea era proprio quello, cioè dopo il primo Dan comincia davvero il tuo cammino nella conoscenza delle arti marziali. Lasciamo come al solito il link in descrizione. Quindi State Gorilla Workout continuerà un video al giorno, quindi col cazzo che siamo dei falliti. La palestra, ragazzi, l'anno prossimo venite perché spaccheremo un sacco. Volevo aggiungere un'altra cosa. Ovviamente abbiamo anche dei profili privati. Se su quei profili vedete anche cose diverse, non è che facciamo altre cose pazzoide. Sono divisi anche per quello i canali. Quindi per quello abbiamo cercato di mettere il nostro personaggio, se vogliamo definirlo così, ma differenziare appunto da Street Gorilla il nostro personaggio, perché sennò la gente purtroppo non capiva e non capisce più cosa facciamo. Sì. Stamattina, tra l'altro, guardo l'esempio, è venuto un ragazzo e fa: ma voi come fate a stare soci da così tanti anni? Diventa un po' come un matrimonio. Però come fa a funzionare di solito un matrimonio? Quando due cose: quando c'è fiducia, la prima cosa, e la seconda, certo, è quando non, tra virgolette, si sta troppo attaccati in maniera forzata. E quindi, ragazzi, diventeremo più forti di prima, sicuramente. Vi porteremo motivazione, intrattenimento, allenamento, insomma. Ah, e poi c'è un'altra cosa: il podcast, cioè Gorilla Live Show, che anche quello, ragazzi, porteremo avanti, probabilmente non da subito, dove l'obiettivo è quello di intervistare persone che nella vita ce l'hanno fatta e capire il motivo per cui ce l'hanno fatta, sempre però ovviamente con la nostra leggerezza, cioè per capire che chi ce l'ha fatta è una persona come noi, con due braccia, due gambe, e anche là abbiamo già fatto dei video, trovate il link in descrizione. E basta, ragazzi, direi che abbiamo detto tutto. Se qualcosa non è chiaro, scrivete sotto nei commenti o semplicemente scrivete direttamente a noi. Fateci sapere anzitutto che cosa pensate di questa scelta che abbiamo fatto, che è stata una scelta obbligata, perché, ripeto, potevamo tranquillamente tenere un canale solo e fare un giorno, tipo lunedì era il suo, il martedì era il mio, il mercoledì workout. Però purtroppo non si può, perché ad oggi il trend è cambiato. Però è giusto chiarirvelo per non farvi avere confusione, soprattutto ai follower che ci seguono da tanti anni. State tranquilli, non vi preoccupate, anzi, seguiteci, perché, come dico sempre, ne vedrete delle belle. E chi è rimasto fino a qua, possiamo finalmente dirlo, ragazzi, è tornato il Gorilla Survival. Vi farò fuori. Scusami. Così. Pieno di sassi qua, oh. Forza, forza. Quindi finalmente ci hanno scritto un sacco di persone. È tornato il Gorilla Survival. Adesso non sappiamo ancora, breve, comunque da settembre. Breve. A settembre usciranno le prime puntate. E ragazzi, ancora i segni, stanotte non ho dormito perché mi avevano, vabbè, non vi dico niente. Iscrivetevi al canale, a tutti i canali sotto, quindi chi è più fan, il più fan deve andare sotto e iscriversi a tutto, se no non ha senso. Se non iscrivetevi a niente, va bene così, vi vogliamo bene lo stesso. Esatto, e noi ci vediamo in un prossimo video. Bella raga, ciao.